che questa tecnologia ha delle potenzialità tali per cui stiamo spingendo tantissimo su questi servizi. Io quella che stasera vi faccio una presentazione che non è tecnica. Il mio ruolo all'interno dell'agenzia è più commerciale, io sono quella che va a vendere i chatbot e mi è stato chiesto appunto di fare una panoramica sulla base della mia esperienza. Quali sono i possibili clienti e come in qualche modo approcciarli? Quindi la mia è una presentazione di questo tipo. Provo a vedere se va a... Quindi non fatemi domande tecniche, perché non sono un programmatore, però vi voglio raccontare veramente quella che è la mia esperienza, quindi capire se magari ci sono anche dei punti in comune con voi, con quello che è il vostro approccio al mondo dei chatbot. Ecco, questa sono io, questi sono i contatti. Io ho diviso i possibili clienti, i possibili target, le possibili aziende che possono essere interessate al mercato dei chatbot in tre grandi tipologie. Ovviamente di quelli che sono interessati a fare business, quindi stiamo parlando di attività commerciali. La prima le ho definite minima, cioè sono quegli utenti che ad oggi, utilizzano il risponditore automatico di Messenger. Ci sono poi anche dei guru sul web che spiegano come utilizzare questo risponditore, ma quello che vi voglio passare come messaggio è che secondo me questi utenti non sono pronti in questo momento per essere approcciati. Ho usato una frase forte, ho scritto probabilmente non ci arrivano, basta, cioè non ho altre motivazioni. Secondo me non hanno capito le potenzialità di questa tecnologia e si nascondono dietro a questi risultati di prima mano per dire che loro fanno qualcosa. Probabilmente Messenger poi si evolverà, la tendenza magari sarà quella di sviluppare qualcosa di proprio e di arrivare ad avere un risponditore magari anche più complesso, ma in questo preciso momento direi che questi non sono dei clienti interessati realmente al mercato dei chatbot, probabilmente non hanno capito e secondo me non è opportuno in questo momento spendere energie per spiegare che cosa si sta facendo. La seconda tipologia li ho definiti furbetti, sono quelli che vogliono fare internamente con le proprie risorse, con le proprie disponibilità un chatbot, ma che hanno capito che fuori c'è un mondo di programmatori che corre con delle disposizioni di programmazione che corrono velocemente e non riescono a star dietro a tutto questo mondo, a questo fermento che c'è all'interno di Facebook e non solo. E quindi questi furbetti che fanno rotazione, chiamano tutti i vari agenti sul territorio per capire qual è lo stato di programmazione, per capire i limiti tecnici e capirne le potenzialità. Questi secondo me sono clienti da aspettare al varco, nel senso che qualcuno magari ce la fa, qualcuno magari ha poi a disposizione realmente delle risorse interne per cui si possono mettere a sviluppare e a progettare dei chatbot che possono essere competitivi e possano realmente essere chiamati chatbot, ma non tutti. Quindi qualcuno lo possiamo anche aspettare che passa, che prima o poi lo raccogliamo e possiamo investire su questi clienti. Mi è capitato proprio recentemente di vedere aziende che poi pubblicano degli annunci dove cercano lo strategic digital manager o sigle simili, vuol dire che questo non ce l'hanno fatta, è molto mia. E quindi puntano ad avere internamente dei profili con delle competenze. Poi arriviamo al target che interessa a noi, gli innovatori. E questo per fortuna è il mercato più ampio rispetto alle due aziende che vi ho presentato prima. Sono aziende che ancora poco sanno di questa tecnologia, ma che però si approcciano in modo molto interessato e in modo molto dinamico. Quindi questo è un buon target da seguire, ma come
facciamo ad approcciarlo. Di sicuro mi è capitato di imbattermi in alcuni venditori che vendono in chatbot come ma sì, tanto 5 minuti un chatbot te lo fai. Ecco. Allora, questa è la cosa più brutta che si può proporre in questo mercato. Cioè, è proprio come rovinare già un mercato che invece ha delle potenzialità infinite. Quindi, magari per fare qualcosa di semplice è vero che non ti serve il codice, ma se vogliamo fare qualcosa di complesso e che passi comunque la nottata, cioè il giorno dopo io vendo, ma vendo per avere un prodotto che funzioni anche domani, purtroppo, o per fortuna, il codice serve. Allora, il mio approccio è questo: dimmi chi sei e ti dirò che chat puoi creare. Quindi, quali sono le tipologie di utenti che si possono approcciare a questo mercato? Sono, direi, vaste a vedere così. Media, perché mi è capitato di vedere delle testate che stanno spostando le notizie anche sui chatbot. Nonostante abbiano già la possibilità di fruire, di comunicare e di collegarsi con tantissimi utenti, hanno capito che anche il mercato dei chatbot è importante per essere sui utenti. Un personaggio pubblico, siamo oramai in periodo elettorale e a questo giro vedo che diversi politici incominciano ad utilizzare questa tecnologia. Perché? Perché è il modo migliore per fare branding H24 e per promuovere quello che è proprio il pensiero politico, salvo che non cambio ogni 5 minuti, adesso questo è ente o pubblica amministrazione. Questo è un altro settore molto interessante, soprattutto per una forma di semplificazione nei confronti del cittadino. Io sono stata amministratore e sono amministratore e so che la forma mentis del dipendente comunale è totalmente diversa dalla forma mentis del cittadino. Cioè il cittadino cerca un'informazione in un modo, il funzionario l'archivia in un altro. Quindi secondo me questo è un settore molto interessante in cui investire. Il market store. Anche questo ha delle potenzialità notevoli perché col chatbot possiamo assistere l'utente fino alla fase finale del video. E poi abbiamo diverse tipologie di aziende che vendono, o prodotti e servizi che sono vendibili online. Scusate, il market store era più riferito al locale. Allora, un'azienda che può vendere servizi online, ma anche un'azienda che non li vende online. A noi non cambia niente, il principio è quello comunque di fornire informazioni e creare fidelizzazione per i nostri clienti. E soprattutto, una cosa importante, è quella di coinvolgere anche aziende con prodotti che non sono pubblicizzabili. Questo perché? Perché il chatbot comunque può essere protetto da user e password. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso indirizzare le mie vendite, quindi posso scegliere un target che può essere diverso. Cioè io posso usare un target interno all'azienda, perché posso parlare ai miei agenti, alla mia forza vendita, quindi posso creare un'altra forma di, come dire, di rete, di trasmissione di know-how e di informazione attraverso la mia forza vendita. Posso arrivare all'utente finale, ma posso anche raggiungere quegli utenti, chiamiamoli speciali, che diversamente non potrei raggiungere, che sono quelli magari, che so, il medico, il veterinario, che hanno delle tipologie di prodotti che non possono essere condivisibili con il resto del pubblico. Poi un'altra cosa che faccio è quella di definire al cliente quelle che sono le funzioni che il bot dovrà fare. Cioè tu mi stai chiedendo un chatbot, tu vuoi sapere informazioni sul chatbot, ma la prima cosa che mi devi dire il tuo cliente è esattamente che cosa deve fare per te questo chatbot. Penso di non dirvi niente di nuovo, cioè queste sono informazioni diciamo basilari che girano anche sul web su tutte le opportunità che un chatbot può realizzare. Quindi fa branding, può seguire le prenotazioni, può eseguire e seguire le prenotazioni, assolutamente fa profilazione, può aiutare negli acquisti online, può gestire tutto un discorso di customer service, può inviare delle news o anche dei documenti e poi può creare dei quiz e dei sondaggi fino ad arrivare alla creazione di storie. Torniamo adesso a questa frase che mi piace tantissimo, che è mannaggia il codice. Per fare un bot ben strutturato serve, e come si serve. E quindi adesso arriviamo alla parte un pochino più tecnica, ma io oltre a questo non so andare, è comunque discorsiva. Cosa dobbiamo fare per non affossare questa tecnologia? Cioè, credo che tra di noi ci siano tanti che comunque o li realizzano, ma in qualche modo dovranno andare.
andare a vendere un prodotto che abbia determinate caratteristiche. Allora, innanzitutto, la caratteristica dei bot è quella che devono implementare al percorso guidato un natural language. Ad oggi mi capita di vedere tantissimi bot che prediligono il percorso guidato. Per intenderci, la struttura, la classica struttura ad albero, dove ho una visualizzazione attraverso, penso, Caravel piuttosto che gli stati, ma è una visualizzazione grafica, un percorso guidato o assistito, dove l'utente comunque si ritrova attraverso una percezione visiva a fare il percorso che noi vogliamo fargli fare. La cosa, secondo me, importante è quella di poter integrare e realizzare dei chatbot che abbiano non solo questa struttura guidata, ma anche una buona struttura in termini di natural language. Un'altra cosa importante che i bot devono saper fare è quella di contestualizzare il discorso. Voi sapete che forse una delle cose più difficili è quella proprio di capire le intenzioni dell'utente, anche qualora si faccia ricorso ad espressioni colloquiali. Questo è un esempio che vi ho messo proprio di sintassi. Quindi, quando un utente ti dà determinate frasi, allora tu dai questa risposta. Ma nel momento in cui l'utente non ti digita esattamente quella frase, ma ti dà una cosa che è simile, il bello del natural language è proprio quello di andare a riportare la conversazione nei termini di natural language. Allora, sappiamo capire il contesto e lavorare in continuità. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, quando nel nostro modo di interfacciarci, spesso ci capita di passare di pane in frasca. E un'altra particolarità del chatbot è quella di invece di riuscire a seguire un discorso con una continuità. Facciamo l'esempio: qui sotto vi ho messo un pezzo di un nostro bot dove un utente chiede le informazioni sulla biblioteca comunale. Se nella chat successiva, invece di chiedermi l'orario della biblioteca comunale, mi scrive polizia locale, deve essere sottinteso che mi sta chiedendo l'orario della polizia locale. Quindi questo è un esempio di riconoscere la conseguenza di un contesto. Che siano connessi ai servizi esterni, fondamentale. La maggior parte dei chatbot che ci vengono richiesti devono potersi collegare a dei database di prodotti, di servizi, e comunque siano accessibili attraverso le VPN. Intelligenza artificiale da remoto. In questo caso si parla della programmazione del bot, nel senso che il bot si autoimpara, quindi impara delle informazioni, ma è fondamentale anche che ci sia una sorta di miglioramento fatto dall'operatore. E quindi qua per forza non si scappa, qua stiamo parlando di codice. Quindi, riassumendo tutto quello che vi ho raccontato, spero di essere stata nei 10 minuti. No? Sì, bene. Il cliente giusto c'è, è fuori, però non dobbiamo rischiare di perderlo cercando di svalutare quello che è il nostro prodotto. Questa tecnologia ha delle potenzialità veramente infinite, bisogna semplicemente saperla supportare con tutti questi parametri, questi elementi che vi ho elencato, e spero anche con altri, visto che questa sera ci presentano dei prodotti già realizzati, quindi potrebbe essere interessante magari implementare anche queste informazioni all'interno delle prossime informazioni. Io vi ringrazio e so che non avete domande. Due in realtà, però veloci, spero. Se riesco, cioè, sicuramente. Primo, che percentuale avete di outbound e inbound, cioè quanto voi proponete ai clienti e quanto invece i clienti vengono a chiedervi dei chatbot? Allora, diciamo che abbiamo un buon 80% dove siamo noi che proponiamo, ma ci sta capitando con maggior insistenza di ricevere altre richieste. Però diciamo che questa percentuale, questo 20% di ricevere domande dal web o comunque attraverso la nostra promozione, cioè si sta muovendo il mercato. Se la domanda è quella per capire cosa c'è sotto, esatto, si sta muovendo. Sì, e la seconda cosa è
qual è il valore principale che voi utilizzate, diciamo, per far acquistare, diciamo, cioè qual è la cosa che voi, come dire, la leva principale su cui voi, che voi poi utilizzate per chiudere il contratto, diciamo? Il fatto che comunque stiamo proponendo una tecnologia più innovativa, che è diversa da tutto quello che c'è stato fino ad ora, perché non è un sito, non è un'app, e il natural language, questa cosa di apprendere e di, come dire, questa interazione, quindi l'interazione che gli altri dispositivi ti danno, ma ti danno in parte rispetto a questo millesimale. C'è un'interazione e c'è un'evoluzione del software e del dispositivo che ad oggi non è uguale. E quindi capiscono la potenzialità di questo mercato, soprattutto anche nella, come dire, in una di quelle opzioni che ti dicevo, soprattutto quella dell'aggancio ai database. C'è l'idea di avere una tecnologia che si aggancia a N database, N informazioni, e di poterle veicolare o di fruirle in un modo semplice, immediato. Cioè l'esempio del comune è su tutti, l'esempio, perché hai una mole di dati pazzesca, ma che magari il cittadino non è in grado di reperire perché la determina, l'allegato, cioè tutte queste terminologie che magari tu non sai esattamente dove andare a ricercare. E invece attraverso proprio il natural language, quindi l'interpretazione del pensiero, diventa la portata di tutti, che è diverso dal sito, è un'altra cosa. Certo, abbiamo previsto anche l'opzione tipo sito, come fare per digiti, come fare per avere un certificato di nascita e ti risponde, proprio perché in questo momento, in questo preciso momento storico, la parte di natural language c'è sotto, sta crescendo, ma serve ancora una parte molto più alta. Quello che non c'è nei vari programmi gratuiti che si trovano sul web è proprio questo, c'è un buco rispetto, cioè se tu vuoi fare delle cose un pochino più su di livello, non c'è un natural language che così strutturato ti permette di fare prodotti più evoluti. Poi se vuoi stare senza codice va bene, puoi fare le cose basiche tranquillamente, ma se vuoi fare il salto di qualità, se vuoi veramente investire in un prodotto, come dicevo prima, che domani lo rivendi, che domani non è già scaduto, l'unica è veramente investire fortemente su una cosa.